Francesco, complimenti intanto, potevano essere tre forse? Sì, dai. Vai, diciamo, sì, di sì. Diciamo di sì. Questa mattina mi hai telefonato, mi hai detto che la zona a tuo parere non era quella giusta per le beccacce, non avevate ben capito esattamente l'estensione della zona. Esatto. Una volta poi rispiegatavi, vedo con piacere che raccontaci un po' com'è andata l'azione di caccia su... Io so che tu sei un beccacciaro, sei bravo a dare beccacce, ti piacciono questi tipi di animali. Sì, esatto. Io vado esclusivamente solo per la beccaccia. È una caccia che ormai la faccio da 20 anni. Molto, molto. Quindi quando arrivano questi selvatici qua, diciamo che... sono molto preso di questa cosa qua. Oggi ne sono state fatte altre tre, ne sono state sbagliate mi pare altrettante. Il passo entrato, perché tu sai che la Baraggia è la prima pianura pedemontana, quando sbiancano un po' le montagne qua attorno si abbassano e il sottobosco che tu conosci della Baraggia, visto che sono un po' di anni che vieni, sai perfettamente che si addice a questo tipo meraviglioso di selvatico. Com'è andata l'azione di caccia? Te l'ha segnata bene il cane? Te l'ha presa subito? No, perché sono delle beccacce molto scaltre, perché l'hanno fermata al primo momento, da lì si è spostata, il cane ha capito subito che si è spostata la beccaccia, hanno provato a ricercarla un'altra volta da dove si è spostata. Dalla rimessa. Me l'hanno ritrovata dopo, neanche dopo 2 o 3 minuti, me l'hanno ritrovata ancora, molto un po' più avanti rispetto a dove era. Si è fatta fermare perché praticamente lei si è proprio appoggiata sotto una pianta di pino caduta per terra e sotto c'erano tutti dei rovi, quindi la beccaccia era proprio sotto lì. Però è stata molto scaltra perché da lì gli ha pedonato davanti e... io giustamente conosco il mio cane, so che la beccaccia gli sta pedonando davanti, ho cercato di anticiparla un po', ecco. Nel momento in cui il mio cane ha fermato, lei si è alzata, ho capito subito che lì era il momento in cui lei si è alzata. Tu sei stato bravo a capire tutta la situazione, ma sicuramente il 70% glielo dobbiamo dare al tuo cane. Sicuramente, diciamo, è il mio cane, perché sicuramente. Evidentemente l'hai addestrato bene, lo stai addestrando bene ed è un cane che è fatto per questo tipo di selvatici. Complimenti, ti aspetto per la prossima. Noi adesso andiamo avanti e siamo solo all'inizio. E complimenti ancora. Grazie, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Grazie. Okay. Ciao.